Buon salve gente, benvenuti nella mia sezione commenti. Per chi non lo sapesse, sono quei video in cui rispondo ai tuoi commenti. Quindi, se vuoi apparire in questi video, devi semplicemente commentare tutti i miei video e proverò a menzionarti tramite il tuo handle. Inoltre, se vuoi, puoi iscriverti e mettere mi piace al video. Detto ciò, iniziamo! Anche a Wano, dopo che Momonosuke si presenta come Shogun allo stato adulto, il narratore dice: Momonosuke della famiglia Kozuki si presentò ai sudditi e divenne il miglior shogun della storia di Wano. Niente, veramente, quando io ho letto queste frasi nel manga, io i brividi, perché ve ne rendete conto? Cioè, se è come ho teorizzato una volta, ovvero che avremo un altro time skip tra, non so, tra qualche capitolo indefinito. Se veramente succede time skip, potremmo veramente vedere un bambino, cioè la crescita di un ragazzo nel manga. Cioè, partiamo da un ragazzo che ha 8 anni, più un ragazzo che ha 20, ipotizziamo 25 anni, che poi è il miglior shogun della storia. Perché, cioè, vi rendete conto? Bellissimo, quando ci ripenso, veramente, i brividi. Il sogno di Zoro è diventare lo spadaccino migliore. Non ha mai detto che vuole diventare re dei inferi. Ok. Non so come devo rispondere a questo commento, perché comunque, se diciamo, non so se è al pari con il manga o ti vedi soltanto l'anime, perché se sei al pari solo con l'anime, non ti conviene continuare, ti dico direttamente di fermarti qui. Però, se tu, diciamo che hai letto pure il manga, dovresti sapere che lui ha espressamente detto che allora, cioè appena ha finito di combattere contro, come si chiamava quel ragazzo lì, contro King, ha detto espressamente che vuole diventare re degli inferi. Cioè, non è che lo sto inventando io, l'ha detto lui. Se vai lì nel capitolo 1040 qualcosa o 30 qualcosa, non mi ricordo, vai lì. Cioè, c'è scritto in bianco e nero, vuole diventare re degli inferi. Quindi non è che lo sto inventando io, di conseguenza, cioè, inferi in questo caso più che altro è paragonato all'essere migliore spadaccino. Perché comunque ho notato, se avete, come ho sempre affermato, che lui usa la potenza demoniaca, di conseguenza. Se vuole comunque ottenere il massimo dei suoi poteri, deve essere appunto il re di questa potenza demoniaca, deve controllarla al 100%, se vuole poter usare tutte le tecniche relative appunto, cioè, relative appunto agli inferi e collegate appunto alla sua spada di conseguenza. Cioè, sono le tecniche che sostanzialmente, e le tecniche e il controllo della spada che possono permettergli di raggiungere questo stato di migliore spadaccino del mondo. Certo, diciamo che comunque c'è sempre questa cosa dello scontro con Mihawk, però non lo so, non lo so. Sinceramente, io dico che non si scontreranno, poi magari per te si scontreranno, non lo so, non lo so. Per me non si scontreranno.